Ciao a tutti, appassionati di videogiochi e amanti dei MMORPG, preparatevi per un'avventura epica, perché Amazon Games ha appena rilasciato una notizia mozzafiato che farà battere il vostro cuore più velocemente. Quindi, il mese scorso Amazon Games ha fatto un annuncio che ha mandato in visibilio l'intera comunità di giocatori. Hanno svelato la prima espansione a pagamento per il loro MMORPG di grande successo, ossia New World. Ora vi starete chiedendo cosa c'è di così speciale in questa espansione. Beh, tenetevi forte alle vostre sedie da gaming perché sta per arrivare una notizia esclusiva. Questa espansione introduce una funzione che i giocatori chiedevano a gran voce, ossia le cavalcature. Pochi giorni fa ci hanno regalato uno sguardo in anteprima con un video sul loro canale ufficiale di New World. Credetemi ragazzi, queste cavalcature sono un cambiamento epocale e sembrano assolutamente sbalorditive. Parliamo di cavalli, lupi e leoni e indipendentemente da quale scegliate, tutti raddoppiano la velocità di corsa. Inoltre potete evocarli in qualsiasi momento, purché siate fuori dal combattimento. Non è fantastico? Aspettate, c'è di più. Amazon Games promette molte altre emozionanti novità che arriveranno con la stagione 3, che sarà rilasciata insieme all'espansione, insieme al nuovissimo Season Pass. Solo un piccolo promemoria per coloro che potrebbero essere nuovi a New World. Sarà disponibile come gioco da acquistare su Steam al prezzo di soli 39,99€ ed è completamente localizzato in lingua italiana. E indovinate un po', Rise of the Angry Heart, l'espansione che stavamo tutti aspettando, uscirà il 3 ottobre al conveniente prezzo di 29,99€. Ma non è tutto amici, se pensavate che Amazon Games fosse l'unico studio a preparare qualcosa di grande, pensateci di nuovo. In un'intervista con Kinda Funding Games, Rod Ferguson, il direttore generale di Diablo, ha fatto una rivelazione sorprendente. Ha confermato che non stanno lavorando solo a una, ma a due espansioni per Diablo 4. Sì, avete sentito bene, due espansioni. Stanno gestendo tutto il gioco principale, la stagione 1, la stagione 2, l'espansione 1 e l'espansione 2. È una festa per noi giocatori. Come vedete, stanno lavorando tantissimo per le espansioni di Diablo 4, quindi praticamente saranno due e poi arriveranno tutte le varie stagioni. Quindi un grande lavoro da parte della Blizzard. E ecco altre notizie entusiasmanti nel mondo dei videogiochi. Stray, il famoso videogioco, sta facendo il suo debutto sul grande schermo come un film d'animazione a tutto tondo, grazie a Annapurna Animation. I dettagli sull'adattamento sono ancora scarsi, ma sappiamo che il talentuoso Nick Bruno, che ha diretto Nimona per Netflix, sarà il regista. Non vediamo l'ora di vedere come porteranno questo mondo affascinante alla vita. E se non avete ancora sentito parlare di Stray, preparatevi per una sorpresa. Giocherete nei panni di un gatto rosso separato dalla sua famiglia e potete utilizzare tutte le abilità da felini che potete immaginare, saltare, arrampicarsi e naturalmente strappare i divani e nemici. Giusto, nemici, perché Stray è ambientato in un mondo di cyberpunk e avrete l'aiuto di un affidabile droide di nome B12. Ecco ragazzi, questo è quanto per oggi. Tempi entusiasmanti ci aspettano con le incredibili cavalcature di New World, il doppio delle espansioni di Diablo 4 e Stray che fa la sua entrata nel mondo del cinema. Rimanete sintonizzati per ulteriori aggiornamenti sul mondo dei videogiochi, proprio qui sul mio canale. Devo dire che queste notizie sembrano essere molto interessanti, però devo dare un'opinione sul fatto che comunque ogni volta che dobbiamo continuare a giocare a un gioco dobbiamo di nuovo andare a tirare fuori dei soldi. Invece per quanto riguarda il film su Stray sono molto felice che lo andranno a fare. Dunque, allora fatemi sapere qui sotto cosa ne pensate di queste notizie. Grazie per avermi seguito e ricordatevi di mettere mi piace, iscrivervi e attivare la campanella delle notifiche così da non perdere nessuna delle ultime notizie dal mondo dei videogiochi. Alla prossima e buon gioco!